Cari amici, con i nostri viaggi ancora una volta passeremo una giornata rilassante nel verde del Parco dell'Alto Sile. Oggi toccheremo i paesi di Piombino Dese, Quinto di Treviso e Strana, tra tempo libero, natura e folklore. Per trascorrere una bella giornata a volte è molto semplice. Basta prendere in mano una bicicletta e trascorrere qualche chilometro in piena campagna oppure sul percorso il Girasile. Ma che cos'è il Girasile? Lo chiediamo al sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, benvenuta a te qui alle sorgenti del Sile. Grazie. Il percorso Girasile, già il nome è tutto un programma. E come si gira questo Sile, sindaco? Beh, si gira usufruendo di questi cartelli che indicano, che danno le indicazioni per tutti i nostri turisti, gli amici che vogliono passare una bella giornata in mezzo alla natura. Questi sono investimenti che negli anni ha fatto l'ente Parco Sile e tutti i comuni a cui appartiene, e sono investimenti proprio per portare il turismo sul territorio ad apprezzare questo parco. Qui un incrocio di strade. Vogliamo far capire ai nostri telespettatori come arrivare in questi posti meravigliosi. O meglio, dove siamo? Qui siamo proprio a cavallo, difatti le sorgenti del Sile delimitavano i confini tra la provincia di Treviso e la provincia di Padova e tra i comuni di Vedelago e il comune di Piombino Dese. Qui siamo, per gli amici che arrivano da Padova, proprio a nord del comune di Piombino Dese, della frazione di Torreselle, e qui ci si infila dentro, alle mie spalle, al Parco del Sile. E cosa dice? Ci infiliamo anche noi? Andiamoci. Ciao. Ciao. Com'è passeggiare, com'è biciclettare in questa natura straordinaria? Fantastico, un'esperienza unica. Cosa si prova? Pace, tranquillità e serenità. E cosa si porta a casa in mezzo a questa natura? Che tipo di energia? Riesco a svuotare dell'intensa settimana lavorativa e ritorno a casa appunto rilassato e felice. Importante questo, non solo da vivere ma anche da capire, con una flora e una fauna tutta da scoprire, sindaco. Certo, ancora una zona particolarmente ricca di animali selvatici, abbiamo la volpe, come abbiamo il picchio rosso che lo sentiamo spesso lavorare sugli alberi, abbiamo il martin pescatore, abbiamo, per chi ama soprattutto l'alba e il tramonto, frequentarli in queste zone, ci sono tutti gli animali selvatici, il fagiano, c'è la lepre, ed è un'esperienza veramente fantastica. Sì, anche perché qua la temperatura è particolare, questa zona tiene una temperatura costante e permette una rarità. Sì, la temperatura costante è data dall'acqua della sorgente, che sgorga intorno agli 11 gradi, per cui mantiene inalterata anche il clima attorno alle sorgenti. E difatti qui cresce l'orchidea anche in inverno. Sì, perché la temperatura è resa mite proprio dalla temperatura dell'acqua, che sgorga costante tutto l'anno intorno agli 11 gradi. Difatti anche quando fa freddissimo qui c'è questa nebbiolina che tiene la temperatura. Allora, è corretto dire che una persona può arrivare in bicicletta o a piedi da una temperatura molto bassa, inoltrarsi in questo parco meraviglioso e trovarsi una temperatura più alta e piacevole? Sicuramente sì. La nostra avventura continua a Quinto di Treviso, dove andremo a vedere qualcosa di unico e straordinario, dove la natura ha incontrato l'opera e il genio dell'uomo. Questo è un ponte che nasce nella storia, sopra il fiume Sile. È il ponte Cervara e ne parliamo con Cristina Veneziano, assessore al turismo del comune di Quinto di Treviso. Ciao Cristina. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Effettivamente qui ci troviamo sopra un pezzo di storia, sul tracciato della Treviso-Ostiglia, che era una vecchia ferrovia. Ne raccontiamo la storia.
La Treviso Ostiglia, il progetto diciamo della Treviso Ostiglia nasce all'inizio del Novecento. I lavori si concludono dopo varie peripezie negli anni 30, viene bombardato nel 44-45 e poi negli anni a seguire dismesso. Era un tracciato per una ferrovia che serviva a cosa? Usi bellici, e l'idea era anche quello di utilizzarla per trasporti commerciali. E poi appunto con il bombardamento è stato distrutto questo ponte, il tracciato rimane, il ponte viene distrutto. Ma il ponte, questo era essenziale perché univa due frazioni. Da Quinto si arriva a Badoere. E poi si prosegue, adesso ultimamente si attraversano provincia Vicenza, Padova, quindi si arriva ad Ostiglia. Negli anni 2000 poi succede qualcosa di straordinario. Questo percorso viene ripensato. In che modo? Viene ripensato come una ciclabile, quindi è quasi una palestra a cielo aperto. Quindi sistemato, trasformato. C'era la necessità di ripristinare questo ponte. Nel 2011 cominciano i lavori a giugno, terminano in agosto e l'inaugurazione viene fatta proprio a settembre del 2011. Questa è un'opera di ingegneria militare, utilizzata ovviamente per scopi non militari. E viene fatto pezzo per pezzo, si chiama, questo è il ponte Cervara, ma tecnicamente è un ponte Bailey. Ma che tipo di ponte è il ponte Bailey? Il ponte Bailey è un tipo di ponte militare e prende appunto il nome dall'ingegnere britannico Donald Bailey. Un lavoro importante e di sinergia effettuato solo in 3 giorni. Esattamente, in soli 3 giorni il genio militare ha messo in opera molte persone, molti militari, e il risultato è eccellente. Cioè, diamo qualche numero. 40 metri e 56 tonnellate di peso. Cristina, alle nostre spalle il tramonto, e che tramonto! Qui lo spettacolo è irrinunciabile. Hai ragione Ida, siamo all'interno di Osi Cervara, siamo all'interno del parco naturalistico del fiume del Sile e siamo in poche parole dentro un paradiso. E io lo lascio purtroppo questa sera questo paradiso un po' con malinconia e con dispiacere, ma sono curiosa di andare a vedere cosa c'è di strana, perché ci stanno aspettando. Il sole sta tramontando sulle sponde del Sile e a Istrana inizia la festa. Quanto tempo prima siete partiti per la costruzione di questo carro e cosa rappresenta? Siamo partiti a costruire questo carro da ottobre, fine settembre. Il carro era già quasi assemblato 2 anni fa. Rappresenta un pagliaccio. Perché in bianco e blu? Un pagliaccio perché vuole dare allegria, vuole dare divertimento. Il blu che dà serenità, il bianco pace. E sono questi i valori che noi vogliamo riportare dopo il Covid. Nell'Alto Sile in festa, un Alto Sile sindaco tutto speciale, come speciale è il folklore e le tradizioni di questa terra. Istrana vanta un primato. Sì, assolutamente, siamo al Carnevale Istranese in notturna e quindi siamo alla 13ª edizione, riprendiamo un carnevale scacciacrisi pieno di allegria e di colore, quindi siamo contornati in questa piazza da queste belle maschere. Stanno per partire i carri, io come vedi ho voluto entrare nell'atmosfera carnevalesca e quindi ecco, ci sono tutti gli ingredienti per passare una bella serata in allegria qui nei nostri comuni dell'Alto Sile, Ida. Tradizione vuole che il carnevale di Istrana parta in notturno e si dice sia l'unico della provincia ancora 20 anni fa. Siamo stati i primi sì, a farlo in notturna perché così ci sono delle luci veramente strabilianti e poi avremo modo di vederle. E abbiamo un gruppo poi di carnevale che è storico, un gruppo con 80 figuranti che lavorano, ecco, facendosi costumi, una cosa spettacolare, Ida.
Allora, andiamo a vedere questo spettacolo, Harry Potter. Vuoi fare questa magia? Entriamo nel carnevale di Istrana. Poco per essere felici, per trascorrere una bella giornata. Basta percorrere qualche chilometro in riva al fiume per scoprire delle bellezze storiche e naturalistiche inimmaginabili. Le bellezze di una terra unica al mondo, la terra dell'Alto Sile. Grazie, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata. Naturalmente io vi aspetto alla prossima puntata, ma vi lascio con le immagini della festa. Oh, let it go. Oh, na, 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 na.